Nel 2014 avete inaugurato questo punto vendita. Come è stato pensato e quali risultati avete ottenuto? Analizzando il trend degli anni prima del 2014 ci siamo resi conto che l'edilizia pesante era in continuo calo. Quindi abbiamo deciso di cambiare marcia, di investire di più nel settore delle finiture, nel colore, nella ferramenta. Fortunatamente in questi anni i risultati ci hanno dato ragione, perché il trend di questi prodotti qua, specialmente le finiture, quindi piastrelle, arredo bagno, è stato decisamente positivo e ci ha permesso nel 2016 di riuscire ad arrivare ai fatturati che avevamo nel periodo pre-crisi, quindi nel 2007 e nel 2008 abbiamo raggiunto di nuovo quei fatturati lì. In questi anni è cambiata la tipologia del cliente? Beh, la tipologia del cliente si è spostata verso la ristrutturazione, quindi con meno volumi, e abbiamo notato che c'è stato un incremento deciso dei privati. Con la nuova esposizione abbiamo intercettato anche qualche progettista, quindi qualche architetto, qualche geometra. Che cosa chiede il cliente? Prodotti o soluzioni a 360 gradi? Principalmente la fascia di clientela a cui ci rivolgiamo noi, che è una fascia medio-alta, ci richiede non solo il prodotto e il prezzo, ma ci richiede appunto la soluzione, la progettazione, la consulenza, il rilievo delle misure nei cantieri, quindi cerchiamo di star dietro al cliente in tutta questa serie di cose. Quali sono i materiali più richiesti? Come dicevamo prima, le finiture, quindi le piastrelle, il legno, il sanitario, l'arredo bagno, la rubinetteria, i colori, anche qua ci rivolgiamo nel colore più al privato che al professionista, quindi il privato che deve pitturarsi casa, quindi fai da te, ma un fai da te un po' evoluto, dove non si punta solo sul prezzo, ma si punta poi anche a dare la consulenza e il servizio, e il reparto ferramenta che ci sta dando anche quello delle buone soddisfazioni. Che peso ha la riqualificazione di edifici esistenti? Dividerei in due settori. La ristrutturazione generale oramai ha raggiunto percentuali intorno al 90-95%. La riqualificazione energetica, per cui ci sono poi le agevolazioni fiscali, siamo attorno a percentuali del 10-15%. Pensa di investire in nuove tecnologie? Abbiamo in programma di investire in un nuovo gestionale per avere in tempo reale caricati i listini dei fornitori con allegate le schede tecniche, per riuscire a importarli più facilmente nel nostro gestionale, seguire il marketing avendo un'analisi dei clienti più dettagliata, cosa molto importante anche avere una gestione del magazzino più ottimale, nel senso avere i dati in tempo reale di tutti i materiali che abbiamo a magazzino. Ha in progetto di modificare qualcosa in negozio, per esempio con una diversa disposizione dei prodotti? Il nostro negozio è abbastanza nuovo, quindi il layout è stato pensato abbastanza, in maniera abbastanza innovativa, moderna, al passo coi tempi. In più noi avevamo pensato, quando l'abbiamo realizzato, di fare delle piattaforme montate su ruote su cui esporre la merce, e questi espositori, visto che sono mobili, farli ruotare all'interno del magazzino, proprio per cambiare il layout a disposizione e dar qualcosa di nuovo ogni mese e mezzo ai clienti. Sente la concorrenza della GDO? Geograficamente noi siamo in una posizione particolare, siamo in una piccola valle che termina a una trentina di chilometri a nord di Varallo. Questo fatto fa sì che noi, come bacino di utenza, sia relativamente piccolo, ma anche per la grande distribuzione è bacino di utenza piccolo, quindi qua da noi, dove c'è il magazzino di Varallo, difficilmente ci sarà la grande distribuzione organizzata. Quindi è un vantaggio ed uno svantaggio. Quindi devo dire che la grande distribuzione organizzata non ci, per adesso non ci ha dato problemi.